Salve a tutti! Oggi ci ritroviamo qui un'altra volta per un video in cui in realtà volevo rispondere ad alcune domande che mi vengono fatte soprattutto dai clienti. So perfettamente che gli italiani tendono a non avere grandi problemi di conoscenza su come cuocere o gestire la pasta, però visto che faccio il post in tutte e due le lingue, ve lo beccate pure voi italiani. Siccome mi viene spesso chiesto come riconoscere la pasta, quale pasta meglio di un'altra, si sono resi conto molti turisti che vengono in Italia e che qui negli Stati Uniti non riescono a mangiare la pasta perché si gonfiano, hanno altri tipi di problemi di intolleranza e quindi hanno tagliato il glutine dalla dieta. Poi vengono in Italia e per magia scoprono che in Italia in realtà la pasta la possono mangiare, la pizza pure, per non parlare poi del pane. Quindi vengono da noi chiedendoci che cosa ne pensiamo e fondamentalmente è tutta una questione di qualità del processo di produzione della pasta, oltre che di tipo di grano che usano. Se la compagnia è poco, come dire, attenta ai bisogni delle persone, usa grano di poco costo oppure prodotto in coltura intensiva, usa una lavorazione molto veloce, anche perché se vogliamo che costi poco la produzione deve essere massiccia, altrimenti come per tutto il resto, produzione minore, più lenta, di più qualità, di più attenzione, ovviamente costa di più e c'è poco da fare. E soprattutto la pasta asciugata velocemente ad alta temperatura tende a creare la maggior parte dei problemi. Poi c'è sempre per il solito annoso problema della qualità del grano. Però quando poi provano la pasta che vendiamo anche noi di qualità alta, si rendono conto che effettivamente non è soltanto una questione che riscontrano in Italia, ma anche prendendo la pasta che abbiamo noi rispetto alla pasta che si trova comunemente qui nei negozi di massa, supermercati grandi, o che non li fa stare male. Un paio di cose io gli dico tutte le volte, ovvero sia la pasta non va stracotta, sta diventando il mantra anche dei nostri clienti amici americani. E anche perché una pasta stracotta diventa molto più difficile da digerire e soprattutto per chi ha una situazione di prediabete o di iperinsulinemia, la pasta stracotta per via degli amidi che produce aumenta la glicemia molto più velocemente, crea i picchi glicemici che non vanno assolutamente bene. Pasta e alta quota. Qui l'acqua non bolle a 100 gradi. Noi siamo a 1440 metri di altitudine e l'acqua bolle prima di raggiungere 100 gradi. Quindi bisogna in qualche modo mantenere la bollitura rapida che l'acqua richiede, che la pasta richiede, perché altrimenti diventa più gommosa. Per mantenere la bollitura rapida devi tenere il coperchio un pochino sulla pentola, ma non troppo, perché altrimenti schiuma, viene fuori un disastro. Ma alla fine ci si abitua pure a questo. Il problema è che la pasta ci mette più tempo a cuocere. Quindi se siete di fretta o comprate una pasta che cuoce velocemente o altrimenti dovete programmarvi e cominciare a cuocerla un po' prima. Un paio di suggerimenti che fanno sempre comodo: una pentola alta è decisamente meglio di una pentola larga, soprattutto per i tagli lunghi che non si piegano subito, per cui altrimenti poi vi ritrovate con lo spaghetto mezzo cotto e mezzo no. E poi per la pasta a nido, evitare di toccarla per i primi 2-3 minuti se parliamo di fettuccine, pappardelle, cose di questo tipo. Se invece parliamo di pasta
più densa, tipo gli spaghetti alla chitarra o cose del genere, che richiedano almeno una decina di minuti di cottura, meglio non toccarli proprio per 5-6 minuti. In questo modo riuscite poi a gestire la mescolatura senza rompere la pasta. Capitolo a parte, meriterebbe la pasta fresca, che necessita di poca cottura e di sugo abbastanza liquido, perché la pasta fresca è una pasta assetata e quindi quando poi la ripassate nel sugo bisogna assolutamente che ci sia un pochino più di liquido perché ne assorbe tanto. Mi sono assicurata che di spiegare che il pesto non va cotto, quindi la pasta non la potete scolare prima per poi finire di cuocerla nel sugo, perché il pesto non va cotto e nemmeno la base della carbonara va cotta. Un giorno farò una specifica puntata sulla carbonara per tentare di evitare che ci mettano la panna, il latte, roba verde e quant'altro. Che dire, evitiamo l'olio nell'acqua di cottura della pasta, che tanto non serve a molto dal punto di vista dell'evitare che la pasta si attacchi, ma in compenso farà sì che il sugo non si attacchi alla pasta. Non è che ci sia moltissimo altro da dire, in fin dei conti voi sapete cuocerla la pasta. E ci vediamo la prossima settimana con un altro podcast. Salve a tutti!